Salve a tutti, oggi siamo in compagnia del mio primo set Lego del Signore degli Anelli, The Lord of the Rings, la grandissima novità di quest'anno della Lego. Allora, questo set ne ho comprati due di set del Signore degli Anelli. Uno è questo, l'Uruk-hai Army. L'altro non ve lo dico, lo vedrete nella prossima recensione. Il codice è 9471, da 8 a 14 anni. Vediamo. Queste sono le istruzioni. Vi volevo far vedere qui che pubblicizzano The Hobbit, che è il film nuovo del Signore degli Anelli in arrivo a dicembre. E qua il videogioco di The Lord of the Rings, in arrivo a novembre, su tutte le console, Wii, 3DS, PlayStation, Xbox, eccetera. Allora, qua vediamo Uruk-hai Army, cioè questa parte di mura del fosso di Helm che si collega al fosso di Helm. E infine qua vi volevo far vedere che ci sono tutti i personaggi di tutti i set del Signore delle... Guardate, è bellissimo il troll. Ora vi volevo far vedere questo mantellino, è in più, cioè è Honor, ha il mantello verde e questo è il suo mantello di ricambio, quindi avanza. E vediamo le minifig. Allora, partiamo dal capo Uruk-hai. A lui. Mette a fuoco. Mette a fuoco. Ecco qua. Il capo Uruk-hai è lui. Ha questo ottimo scudo, fedele a quello del film. Anche la spada è molto fedele a quella del film. La faccia è dipinta di bianco. C'ha i capelli come nel film. E qua ha una doppia espressione, qua non è dipinto di bianco. E le facce, le teste degli Uruk-hai sono tutte uguali. Andiamo a vedere questi due Uruk-hai perfettamente uguali, sono due con le picche. Questo elmo bellissimo, tutto fedele al film, l'equipaggiamento, i personaggi di questo set. La faccia uguale a quell'altro. Aspettate, non mette a fuoco, vabbè, non importa. Questa armatura lucida, ecco qua. E lui è uguale all'altro, quindi non c'è bisogno di farvelo vedere. E infine c'è questo soldato che ha gli equipaggiamenti uguali agli altri Uruk-hai, e quindi è inutile farvelo vedere. Faccio solo vedere. Poi abbiamo la balista, questa spara dei cosi, dei missili, diciamo. Non sono missili, però guardate il legno come è dettagliato, fatto molto bene, scorre bene, direi. Proviamo a sparare con questo pulsante qua, ecco qua. Non ha un grande getto, però vabbè. E ora andiamo a vedere questa parte di mura del fosso di Helm, dove nel film appunto stavano gli arcieri elfi. E qua abbiamo Eonir molto bello, cioè ve lo dico, i soldati di Rohan sono stupendi. Aspettate una cosa, il cavallo è una novità, perché può stare in questa posizione quando fa vabbè. Qua c'è una spada così. Le gambe possono chiudersi e aprirsi, cioè possono muoversi.
anche la testa può abbassarsi, ma questo è normale. Una cosa che quando leviamo la sella, mettiamo questo pezzettino, sarebbe la carne del cavallo poverino che per ospitare un minifig deve levarsi un pezzo di pelle, vabbè. Vediamo Eoner. È fatto benissimo, cioè il personaggio in sé è fatto niente male, ma come soldato di Ronin è davvero bello. Ottimo scudo, la lancia. Vediamo la faccia, il caschetto addirittura, da quanto è bello, aveva una bustina a sé. Pensate, mi è cascato il caschetto, ma lo raccolgo dopo. Ecco qua Eoner, qua da arrabbiato. E infine l'ultima parte, il pezzetto di Mura con quest'arciere di Rohan. Il casco è simile a quello di Eoner, ma è meno decorato. Vediamo la faccia. Anche lui ha un'espressione da arrabbiato. E niente, vediamo la parte finale del set, questo. Questi colorini verdi sono particolari, anche una novità sono questi muretti qua dettagliati. All'interno troviamo una scaletta, non c'è un bel niente, e il fuoco, la bandiera di Ron e una catapultina che adesso andremo a provare. Ecco fatto, caduta anche questa, vabbè. La scatola mi sono scordato di farvela vedere, ma è molto semplice. E qua vediamo tutti i dettagli del set che vi ho fatto vedere. Bene, per oggi è tutto e ormai l'avrete capito. Il prossimo set che recensirò sarà il Fosso di Helm.